La giornata di oggi si pone proprio come punto di congiunzione tra quelle che sono le indicazioni internazionali che oramai sono condivise a livello mondiale. Il Dipartimento quindi si pone come punto di focal point sostanzialmente di ripercepimento di queste indicazioni e come leader della piattaforma nazionale sulla riduzione dei rischi è un po' il punto di congiunzione con il sistema. Su questo il volontariato ha un ruolo fondamentale, abbiamo detto che è importantissimo il rapporto col cittadino, noi stiamo puntando molto sul cittadino sensibilizzato dal volontario, che è un cittadino, come dire, istruito, che è un cittadino che oltre a mettere a disposizione la propria disponibilità lo fa anche secondo, come dire, dei criteri istituzionali, quindi il volontariato è fondamentale su questo. Noi puntiamo per esempio su tante campagne che facciamo insieme, basta citare Io non rischio, cioè tutto ciò che aumento della consapevolezza del rischio, conoscenza dei giusti comportamenti, significa aumento della resilienza. Il concetto resilienza è insito in se stesso, cioè per questo poi ogni tanto anche un relatore ha detto ma questo termine è un po', come dire, ingegneristico, ma al di là di quella che è l'interpretazione che ognuno di noi può dare da un punto di vista tecnico, secondo me è la capacità di una comunità, se parliamo di resilienza in termini di protezione civile, quindi in termini di meccanismi di autotutela, di affrontare una determinata problematica partendo dalla propria consapevolezza e dall'autotutela, fino ad arrivare a un sistema molto più complesso che coinvolge la parte infrastrutturale. Questo per me è il concetto di resilienza nella materia di cui stiamo trattando oggi. La frequentazione del mondo del volontariato in genere, di protezione civile, di ANPAS in particolare, è una delle parti sicuramente più esaltanti della mia esperienza alla direzione del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, sia per tutto quello che di positivo questo mondo esprime, ma anche per l'affetto che ho sempre sentito e che ho sempre percepito anche nei momenti non necessariamente up, come direbbero gli anglofoni. Quindi è un bellissimo ricordo, ma che è un ricordo che non si riduce a una riproduzione da teca, ma è un, potremmo dire, che è un continuo presente nella vita di tutti i giorni, anche perché le possibilità di entrare in contatto con i volontari di protezione civile, con gli amici di ANPAS, anche nelle tante multiformi espressioni in cui ad esempio le pubbliche assistenze sono presenti sul territorio nazionale e anche nel territorio di questa provincia di cui porto parte della responsabilità in termini di governo, e quindi voglio dire solo cose positive. La resilienza per ANPAS è il modello della protezione civile. Io non riesco ad immaginare oggi una protezione civile del nostro sistema, delle pubbliche assistenze, che non parta e che non coltivi il concetto di resilienza. Si parlava prima nel convegno che era un termine di estrazione ingegneristica, la resilienza dei materiali, no? La capacità di sopportare gli stress. Il nostro punto di vista sulla resilienza invece credo che vada più sul discorso del sociale, intesa come capacità di una comunità di superare stress, ma attraverso azioni abbastanza semplici e abbastanza quotidiane. Ma noi di ANPAS vorremmo cercare il modo per poter misurare questo parametro, il parametro della resilienza. Perché è necessario per noi misurare questo parametro? No, per diversi motivi. Il primo motivo è perché in base al livello di resilienza di un territorio, di una popolazione, dobbiamo indirizzare le risorse eventualmente da impiegare, le risorse esterne eventualmente in caso di emergenza, ma soprattutto per indirizzare quelle politiche di crescita del sistema della resilienza. Noi come pubbliche assistenze abbiamo 1000 esempi quotidiani di lavoro che facciamo con le nostre comunità, li facciamo da ormai da oltre un secolo.